Primo tempo in Serie D tra i ragazzi dei Panathinaikos e i rimaneggiati AC Rimolo, che vedono ora Yengo provare Schiacca. l'azione offensiva, ma si risolve in un nulla di fatto, parziale ancora fermo sullo 0-0, match ancora bloccato nelle prime fasi. Ora Zamparelli ad impostare, palla dentro di Yengo verso Capasso, l'1-0 a favore degli AC Rimmel, che si portano dunque in vantaggio con Capasso. La rete di Di Stefano ci ha colto alla sorpresa, passa sotto gol o no? E c'è dunque il gol del pareggio di Stefano, 1-1, subito pareggio per i Panathinaikos, tutto da rifare. La mette giù Assante, poi salta Gianfotti e scarica in rete facile facile Assante, mentre gli avversari protestano, trovano il vantaggio i Panathinaikos, 2-1. Monitor capitano Assante, incrocia ottimamente, doppietta personale 3-1. No, sono ammoniti. Yengo, ottima conclusione di piatto che buca Cuomo sull'ottimo suggerimento da angolo di Tranchese, accorciano le distanze 3-2 ora. Sempre a favore dei Panathinaikos, ma si rifanno sotto gli AC Rimmel. Finisce qui il primo tempo, parziale di 3-2 a favore dei Panathinaikos. Arrivederci alla ripresa. La ripresa tra Panathinaikos e AC Rimmel, parziale di 3-2 a favore dei Panathinaikos, che devono subire però ora le ingerenze degli avversari con Tranchese. Che lessico. Era fuori, eh? Erano Arbitro già era fuori, fuori. ragazzi. Mia. Loro, è loro, è loro, è loro. La rete di Di Stefano, una bomba del bolide all'angolino, non può nulla il buon Gianfotti, 4-2 a favore dei Panathinaikos ora. No, dico contro chi gioca. Capasso, facile facile tapin, accorciano le distanze e mi smentiscono gli AC Rimmel, 5-3 ora. 5-3. Oh, Pogba. Di Stefano, la bomba, tu per tu. Non si contiene il bomber e porta i suoi sul 6-3. Qua stava la zanzara così. Tranchese al limite dell'area, punta Caiazzo. Tranchese, la palla arriva a Capasso. 6-4, accorciano le distanze, ancora una volta gli AC Rimmel. Povero Tranchese, poi Capasso. Può insaccarla facile facile dopo l'ottima pennellata di Tranchese e accorciano le distanze, 6-5, gli AC Rimmel. Tranchese a tu per tu con Cuomo, la palla dietro per Capasso! Il pareggio degli AC Rimmel che riescono nella rimonta insperata. Tutto da rifare ora per i Panathinaikos. Capasso, Capasso! Il palo gol! Capasso la ribaltano i ragazzi degli AC Rimmel. 7-6. Cioè quello che è del Panathinaikos festeggia. Di Stefano subito trova la rete del 7-7. O se lo divora e finisce qui il match 7-7. Ne andiamo dal migliore.
Siamo qui con Capasso e Di Stefano, i migliori in campo del match pareggiato 7-7 tra AC Rimini e Panathinaikos. Diamo prima la parola a Di Stefano, un match in rimonta per voi, avete acciuffato questo pareggio in extremis. Dici due parole sul match. È stata una partita combattuta, erano forti, però ce la siamo giocata bene. Peccato non aver portato a casa i tre punti, ora vi aspettano i playoff, dove sperate di arrivare? Ovviamente speriamo di vincere perché il livello è abbastanza alla pari, però niente, speriamo bene. Capasso, invece voi non siete fissi come squadra, però una bella prestazione per te, pensi che magari un tuo apporto alla squadra di AC Rimini possa portarli in alto nei playoff? Beh sì, se mi chiamano, se serve qualche uomo non c'è problema, cioè, la squadra ha giocato bene, quindi possiamo... Ok, in bocca al lupo a tutte e due. Buonasera.